Ciao ragazzi, giuro, sono rimasto stracontento perché stamattina vedo un video di Donato Inglese e proprio rivedo il video che ho fatto io l'altro giorno, lo rivedo proprio uguale, uguale, con gli stessi nomi, le stesse motivazioni. Dentro di me ho pensato, ha guardato il mio video e sta ripetendo tutto quello che ho detto io, perché comunque io l'ho fatto 3 giorni fa. Poi vabbè. Non è certo così la cosa, immaginate se Donato Inglese guarda un mio video, però proprio le stesse cose che ho detto io le ha ripetute lui e mi sono sentito quasi felice, davvero. Ragazzi, una cosa voglio dirvi prima di cominciare, leggo un sacco di commenti, no? Dove voi dite, Aldo, perdonami se non sono d'accordo con te, però... Aldo, mi dispiace davvero non essere d'accordo con te, però ragazzi, non mi deve dispiacere, non dovete chiedere perdono. E, qui non, io non sono il maestro e voi non siete gli alunni. E io dico la mia, poi questo canale nasce per avere un confronto, no? Un confronto tranquillo, pacato, tra amici, perché siamo amici, siamo persone a cui piace il calcio, siamo persone a cui piace discutere di calcio e non, vi dirò un'altra cosa. L'altro giorno io ho fatto un video, non ricordo di cosa parlavo. Un ragazzo mi ha scritto, un iscritto mi ha scritto, Aldo, non sono d'accordo perché io questo commento me lo sono tenuto 5 minuti proprio, perché era lungo, no? Però lo rileggevo. A un certo punto, dalla certezza che io avevo, sono passato al dubbio. Dopo un poco... Me lo sono riletto un'altra volta, dal dubbio sono passato a un'altra certezza che non era più la mia certezza, quella iniziale, ma il commento mi aveva davvero fatto cambiare idea. Quasi ragiono, tranquilli, siamo tutti brave persone, siamo persone a cui piace il calcio e a cui piace parlare di calcio, quindi state tranquilli. E a me questo canale non serve per far crescere voi, serve per far crescere me, perché ascoltando le opinioni e avendo il coraggio anche di cambiare idea sulle proprie, si cresce, ragazzi. Detto questo, allora cominciamo. Allora, ragazzi, se vi piace il video, poi premiatelo con un like. Se vi piacciono i contenuti, iscrivetevi. Allora, no, aspettate un attimo, però. Perché poi molti, no? Sì, io leggo perdonami, mi dispiace, però a volte vedo pure video live, no? Diciamo. Per esempio di Gianni Bianco, di Pandolino, no? Dove dice, per esempio, come non siete d'accordo con me? Bannato! Ah, tu vuoi Allegri ancora alla Juve? Bannato pure tu! Cioè, lì non c'è democrazia, lì o fai quello che vuoi, che dicono loro, e allora gli dai ragione, come una pecora, no? Perché certi YouTuber vogliono che gli iscritti siano pecore. Io non voglio che i miei iscritti siano pecore, voglio che i miei iscritti mi facciano cambiare idea su una certezza che ho. Allora, ragazzi, sentite. Isolata,
Perché ormai, ragazzi, anche mister, ragazzi, avete visto le Jason Fay, che condizioni versa, bro? Cioè ormai quello c'ha il fegato a pelle, ma al di là di quello, siccome il canale non ha più le visualizzazioni di un tempo, adesso ha inventato questa cosa inversamente proporzionale, dice sempre il contrario di tutta la realtà, per far incazzare gli interisti e cercare visualizzazioni. E perde la gente che magari ci casca sotto, io vedo sotto con me, parte la neve, la panzone, intanto lui monetizza con quei video, dicendo le stronzate contro l'Ira, vedi capito? Quello lo sa benissimo che l'Inter è più forte della sua scuola di merda, però continuerà a fare sempre così perché è l'unica maniera per poter guadagnare quassù. È vero, ragazzi, è vero, ed è quello che vi ho detto io l'altro giorno. L'altro giorno che vi ho detto? Vi ho detto, guardate, ma poi mi ritrovo con gli stessi nomi, no? Max e Jason Fair e Pazzini, proprio gli stessi nomi che ho detto io. Certo, io ho detto anche il tassista e il bandito, però comunque, no? E, che cosa vuole dire Donato Inglese? Vuole dire che voi, anche andandogli ad insultare, no? Cosa che non dovreste fare, però anche quando voi pensate, no, di essere furbi, andare a scrivere le Jason Fay, sei un panzone, no? Come ha detto lui, poi non state facendo altro che, cioè, voi pensate che lui si dispiace a leggere che è un panzone, voi non state facendo altro che rimettergli il video sulla home proprio sopra, cioè basta che uno apre il YouTube pum, e si ritrova il suo video davanti. E le visualizzazioni a questi le fate fare voi interisti, gli juventini non se li guardano più i video loro, perché dicono sempre le stesse cose. Se ti vedi il video di un mese fa o ti vedi il video di stamattina è la stessa cosa, non cambia niente, cambia solo la partita. Invece dell'Udinese un mese fa c'era l'Atalanta, ecco i pagliacci hanno rubato di nuovo, siete dei pagliacci. Il contenuto è lo stesso, solo che voi, grazie a Dio, riuscite a fare diventare gente come Pazzini un eroe, uno che ha 20.000 visualizzazioni, uno che ha 4.000 commenti, tutti gli insulti, sì, ma lui si mette a ridere, ed è diventato famoso grazie agli interisti, non ai milanisti, agli interisti. E la stessa cosa è per le Genoffè, gli juventini non lo guardano, lo guardano gli interisti, non gli juventini. E la stessa cosa il bandito, i milanisti non lo pensano proprio, il tassista, i milanisti non lo pensano proprio. Siete, l'Inter sta facendo diventare famoso, invece di andare a premiare ragazzi davvero, tipo no, lo juventino, ti vuoi vedere il video di uno juventino? Vai sul canale di Ale Bianconero, guarda che quello è un ragazzo davvero educato, calmo, tranquillo, che se deve dire che l'Inter è forte lo dice 10 volte in un video solo. Ma andare a premiare Mbale, Palermo, le Jason Fair, Pazzini, il bandito, cioè state facendo diventare famosi questi personaggi qua a discapito di tanti interisti bravi, tipo Cavasini, tipo come si chiama quello simpaticissimo, quello napoletano, Gianluca Castellano, quella è tutta gente bravissima. Perché non andate a premiare loro? Andate a premiare loro, no? Perché vi dovete sentire chiamare pagliacci? Magari vi mettete a ridere, stai rosicando, non li scrivete. No, quello non se ne frega niente. Ma che cosa se ne frega quello del Milan? A quello gli interessano i numeri che li fate fare voi. Ciao ragazzi, un abbraccio.